continuiamo a parlare di rifiuti, continuiamo a parlare di... andiamo a cambiare argomento, Francesco? Eh sì, Ci torneremo più tardi. Allora, anticipalo andiamo tu. ai risparmi. Andiamo ai risparmi. Altra E... brutta notizia, quindi. Esatto, spending review. Oggi c'è una presa di posizione molto interessante di un consigliere regionale della PDL. Si tratta di Ernesto Irmici, che è il nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Ernesto. Ciao, come stai? Buongiorno. Tutto bene. Allora, mi sembra che, come si dice, hai messo i piedi nel piatto, nel senso che se ne parla. Però mi sembra di capire che da parte tua e evidentemente da parte del partito che tu rappresenti in Consiglio regionale c'è la consapevolezza che qualcosa di significativo e importante nel taglio della spesa per la politica va fatto rapidamente anche in Consiglio regionale. Dunque, intanto è una consapevolezza che non nasce oggi sulla spinta del governo Monti, ma già a inizio legislatura era ben presente la situazione difficile che dovevamo affrontare, perché siamo arrivati qui in Consiglio regionale avendo un debito, soprattutto nella sanità, enorme. E ci siamo messi subito di buona lena per risolvere il problema con qualche successo. E nello stesso tempo avevamo ben chiaro che dovevamo mettere mano anche sulla macchina amministrativa per semplificarla, renderla più agile, non solo per recuperare alcune diseconomie, ma anche per rendere la macchina istituzionale più efficace, più efficiente, più veloce, facendo anche in questo modo delle economie. Ecco, questa era nei progetti, nelle prospettive già diciamo ad inizio legislatura. Poi si è palesata sempre con più forza la necessità di andare a fare dei tagli anche in virtù della crescente fase, diciamo, No, allora, di qua dobbiamo flessione della mettere nostra subito economia. in chiaro alcune questioni. Allora, intanto, per quanto riguarda la sanità, noi nel 2010 siamo arrivati e abbiamo trovato un buco di 1,5 miliardi di euro. Nel giro di poco più di un anno e mezzo, con una cura veramente pesante, pensiamo che abbiamo dovuto, ad esempio, chiudere 17 ospedali e più altri interventi ancora che adesso tralascio, comunque abbiamo ridotto il disavanzo a 792 milioni. Allora adesso questo sforzo che abbiamo fatto e che ricade anche sui cittadini, il governo lo deve prendere seriamente in considerazione. E non ci può chiedere, per esempio, in ambito sanitario altri sacrifici, Certo. perché verrebbe penalizzata tutta la fascia più debole della popolazione del Sì, Lazio. è vero Quindi, da questo. questo punto di vista, io so già che Renata Polverini porrà con fermezza la questione al governo per indurlo a modificare l'atteggiamento e riconoscere gli sforzi enormi che fino ad ora abbiamo fatto. Poi, certamente, noi dobbiamo intervenire su tutta una serie di altre questioni e una. Scusa Ernesto, scusa se ti interrompo. Nella sanità, purtroppo, dico io, c'è sempre l'abitudine di andare a procedere per tagli, che lo hai detto chiaramente, alla fine sono tagli che pagano i cittadini più deboli. Ma come si può fare per frenare tutto ciò che è spreco, tutto ciò che è appalti spesso ridondanti, chiamiamoli così, e fiumi di denaro che corrono senza controllo. Non ti sembra questa la Sì, strada no, maestra hai piuttosto che ragione, tagliare i no, letti? hai ragione, nel senso che noi, la Giunta Polverini ha fatto un duplice intervento.
un intervento l'ha fatto su dei tagli, per esempio diciamo le chiusure di 17 ospedali, ma erano degli ospedali che in realtà avevano già chiuso i cittadini, perché quando un cittadino di una certa zona di andare al suo ospedale va da un'altra parte, in realtà la scelta di chiudere quell'ospedale l'ha fatto il cittadino. Certo, posto. Magari ricorre insomma per le urgenze, ma non si farebbe mai ricoverare in un ospedale. E quindi questo è un dato. Poi è chiaro che vanno fatti degli interventi seri di tipo strutturale, riorganizzando complessivamente il sistema sanitario regionale, potenziando la medicina di territorio e riconducendo anche poi le spese a dei livelli standard. E su questo la Giunta Polverini si è già mossa con, e si sta muovendo, alcune cose vanno completate, ma si sta muovendo con coerenza e con, mi sembra, con qualche successo. E i tagli, ecco, tu nell'articolo sul comparso sul Tempo Oggi parlavi anche di tagli ovviamente diversi da quelli della sanità, quindi andare un po' a toccare la macchina amministrativa, togliere qualche ridondanza di troppo. Allora, noi abbiamo troppi enti strumentali. Diciamo che su questo già la Giunta si stava muovendo, poi adesso è intervenuto il governo Monti, che da questo punto di vista ci dà una mano, nel senso che noi dobbiamo ridurre al minimo gli enti strumentali. Mm-hmm. Quindi fare in questa maniera, dico, delle economie significative. E poi nello stesso tempo riorganizzare un po' tutta la macchina istituzionale, perché noi abbiamo le comunità montane che pesano sul bilancio senza poi dare ai cittadini dei veri servizi. Quindi noi dobbiamo favorire le unioni dei comuni che invece possono dare delle risposte più efficaci. Lo stesso per quanto riguarda i parchi. Sì. Noi non possiamo avere tanti enti di gestione per quanti parchi abbiamo in regione. Va semplificato. C'è una proposta che io stesso ho firmato, per cui si dovrebbero eliminare gli enti di gestione dei parchi e dare la gestione del parco in mano ai comuni, che d'altra parte danno il loro territorio per formare il parco. Quindi chi meglio dell'unione dei comuni per la gestione di un parco. Ecco, poi in tutto questo c'è anche l'aspetto relativo alle aziende, le SPA, insomma, sì, che gli enti dovranno assorbire. E là dobbiamo fare, dico, dei tagli, perché queste aziende sono cresciute anche a dismisura e quindi vanno, diciamo così, rivisitate. Ernesto, cambiamo argomento. So quanto tu sei attento ai problemi della cultura nella nostra città, nella nostra regione. Cosa pensi di questa effervescenza e di questa situazione un po' tesa a Cinecittà? Allora, io ritengo che intanto ci sono due momenti che però sono tra loro coniugati. Il primo momento è quello della difesa dei posti di lavoro, anche perché là abbiamo delle professionalità significative che non possono essere né abbandonate né disperse. E poi c'è un'altra questione, che Cinecittà rappresenta un grande patrimonio per la nostra città. Negli anni, per forza di cose, si è anche modificata, diciamo, non solo come natura societaria, ma anche, diciamo, come impatto in questo comparto industriale. Però dobbiamo tenere fermo il punto. Noi non possiamo arrivare a una situazione per cui viene snaturato anche il motivo della privatizzazione che è avvenuta nel 97, dove i privati avevano, dico, degli impegni ben precisi, insomma, che era quello
diciamo, di sostanzialmente creare le premesse per rilanciare il cinema italiano nel suo complesso. Ecco, tutto vero, c'è solo da fare una piccola aggiunta, secondo me, che è vero che vanno tutelati i posti di lavoro, però bisogna che anche le istituzioni, in un momento difficile come questo, aiutino a creare le condizioni per il lavoro. E devo dire, in questo senso va dato atto alla legge cinema che ha proposto ed è stata approvata dall'assessore Santini, sì, che c'è una norma che prevede che coloro i quali vanno a lavorare in uno studio cinematografico, che non deve essere necessariamente Cinecittà, ma certo, anche sì, altri, hanno dei vantaggi e delle agevolazioni. Quindi in questo senso la Regione Lazio ha fatto decisamente la sua parte. E noi abbiamo una legge che tra l'altro anch'io ho contribuito, diciamo, a definire, mm-hmm, che penso di non azzardare dicendo che è forse tra le più avanzate tra quelle che abbiamo oggi in Italia. Ed è una legge che è attenta a tutti i momenti del processo, diciamo così, industriale del cinema e dell'audiovisivo, senza dimenticare l'aspetto del lavoro, perché abbiamo un lavoro altamente qualificato e la legge, diciamo, lo prende in considerazione. E ci sono anche i margini attraverso questa legge per dare spazio e tutela ai lavoratori. Ecco, tra l'altro va sottolineato, questo è un fatto molto importante presente in questa legge, che per la prima volta si procede per automatismi e non per discrezionalità, che significa che tra virgolette la politica fa un passo indietro rispetto alle forme di finanziamento, e se uno ha diritto, perché ci sono certi requisiti, può, certo, prendere quello che deve prendere senza le solite strade poco maestre. Ci siamo ispirati al modello francese, che appunto procede per automatismi. E questo è un fatto importante che dovrebbe valere anche per altri settori. Quindi dalla legge per il cinema e l'audiovisivo diamo un esempio che potrà valere, spero, in futuro anche per altri comparti. Perfetto. Bene. Tante buone cose, grazie a te. Buone cose e a presto. Buon lavoro. Ciao. E allora, Francesco, noi ci fermiamo.